l'Atalanta inizia il 2023 con una delle più larghe vittorie della sua storia. La squadra di Gasperini ha sommerso la Salernitana con 8 gol, frutto di una superiorità netta per tutta la durata della partita. Si attendeva il ritorno al successo dell'Atalanta al Gavi Stadium, che mancava da 3 mesi ed è arrivato in maniera eclatante. L'8-2 inflitto alla Salernitana, che certamente non è rimasta a guardare, testimonia un dominio assoluto della squadra di Gasperini, con il tridente offensivo formato da Boga, Lukman e uno scatenato Højlund, che appare inarrestabile quando si lancia in velocità. Boga ha ripagato la fiducia di Gasperini mettendo a segno il gol dell'iniziale vantaggio. Peraltro l'Atalanta nelle prime 17 partite di questo campionato non aveva mai segnato nel primo quarto d'ora. Højlund si è procurato 2 calci di rigore, sempre sul fallo del difensore granata Fazio. Il primo trasformato da Lukman, che poi nel secondo tempo ha firmato la doppietta personale, e il secondo rigore respinto da Ochoa e ribadito in rete da Coop Miners. Per l'olandese, che era in diffida, unica pecca il cartellino giallo che gli impedirà di scendere in campo con la Juventus. Proprio per questo Gasperini nell'intervallo ha tolto De Roon, anche lui in diffida, sostituendolo con Ederson, ex della Salernitana, che ha partecipato alla festa del gol insieme a Zortea, anche lui nella Salernitana nella passata stagione. C'è da aggiungere poi che con Scalvini a segno su azione da calcio d'angolo nel primo tempo è arrivato anche il gol su palla inattiva, che all'Atalanta mancava dopo un po' di tempo. Con questo successo l'Atalanta si conferma al 5º posto, a 3 punti dalla Juventus, alla vigilia dello scontro diretto di Torino, che chiuderà il girone di andata. Dal Gavi Stadium è tutto, per tutte le notizie vi rimando a zonamistamagazine.com.